Oggi vi propongo un modo semplicissimo di riprodurre un disegno usando la modalità vettoriale in PaintShop. È una cosa che dà ognuno la sua capacità visiva. Siccome voglio cercarmi un lavoro di ellisse, forme, ovale, un'ellisse, disegniamo il nostro primo petalo. Andiamo in modalità di tracciamento e iniziamo a modificare tulipano. Come vedete, niente è più semplice di questo. Vedete come man mano comincia a prendere corpo la forma? Bene o male somiglia al nostro petalo. Siete d'accordo? Andiamo sotto, andiamo sempre in modalità spunta leggermente all'infuori. Ok. Apriamo l'altro per vedere. Ok, adesso facciamo i petali laterali. Modalità converti percorso. Petalo si allarga, fa vedere anche la parte dietro, quindi andiamo e creiamo ancora un altro livello vettoriale. Ok, sempre converti il percorso. All'altro livello e abbiamo il nostro tulipano. Adesso cominciamo un poco. Allora, si fa. Guardate che è davvero una cosa semplicissima. Allora, iniziamo con il primo livello. Creiamo un nuovo livello raster. Ok. E scegliamo. Prendiamo il nostro aerografo. Eh sì, proprio come quello che usano i pittori. Non so se impostiamo con durezza, basso colore, i nostri petali. Ok, diamo una spruzzata pure sul petalo di sinistra, bordo del petalo di destra. Ok, adesso sfumiamo vi spaventate se magari prendere un poco più di forma. Possiamo dare un'ulteriore sistemata con lo strumento di distorsione. Come disegnatrice, qua mi manca un po' di scuro. Con l'aerografo
fotografo. È ovvio che comunque dobbiamo sempre lavorare con i diversi strumenti messi a disposizione dal programma fino a che non abbiamo fatto il liceo artistico e quindi siamo degli autodidatti anche per tracciare un semplice disegno a matita. Quindi ci dobbiamo un po' inventare noi la prospettiva e tutto quanto. Passiamo a un altro petalo. Ricordate ogni tanto di controllare, diciamo, di rispettare. Allora mi sono accorta di aver fatto la sfumatura sul livello diverso da quello. Succede. È un unico livello, possiamo spostarlo come vogliamo. Creiamo un nuovo livello. Andiamo a prelevare il colore di primo piano del fiore originale che vogliamo produrre. Prendiamo il nostro solito aerografo e spruzziamo, sfumiamo. Cancelliamo le eventuali sbavature della sfumatura. E diamo un po' di chiaroscuro. Ok, quando siamo soddisfatti andiamo adesso a creare il nostro ramo, cioè il nostro gambo, scusate. Modalità di modifica, converti il percorso. Mettiamo sotto, spruzziamo un po' di colore più chiaro sul nostro ramo, prelevandolo sempre dalla foto. Sfumiamo.
sfumiamo tutti i livelli in modo da poter sfumare meglio. E poi andiamo a fare qualche foglia. Diamo il colore di primo piano, diamo il codice, andiamo sempre sul nostro sovvento di forma, crea sempre sul vettore. Allora, una volta che siamo soddisfatti della nostra foglia, prendiamo, possiamo anche duplicare i livelli, dobbiamo adesso un poco lavorare sul nostro fiore. Sfumo. Vado un poco a modificare anche sono soddisfatta del mio lavoro, do un po' di profondità con uno sfalsa ombra. Avrei dovuto farlo anche con i petali, però diciamo che più che altro il mio è stato un esempio senza nessuna pretesa di fare grande arte. Adesso, anche sbizzarrirci, duplichiamo immagine, ruota, 45 gradi a sinistra, e ci vediamo alla prossima lezione. Io ieri ne avevo già fatto un altro che voglio farvi vedere, spero che vi piaccia come è piaciuto a me. Questi sono dei fiori che ho realizzato ieri con la stessa tecnica. Che ne dite? Non è divertente lavorare così? Adesso cimentatevi anche voi. Buon lavoro a tutti.